quali sono gli effetti negativi di una preparazione per una competizione di natural bodybuilding. E ce ne sono parecchi, fratelli. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi, altra giornata spesa in Alphaland, la miglior palestra qua a Houston. Vi ho portato un video, quindi mi raccomando, se ancora non lo avete visto, andate a recuperarlo, perché vi faccio un full tour della palestra veramente assurdo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, perché veramente il vostro supporto fa totalmente la differenza ed è grazie a voi se io in questo momento mi trovo in questo parco giochi. Comunque, oggi avrete letto tutti da titolo e da copertina di cosa andrò a parlare. L'argomento è veramente molto semplice, soprattutto oggi ve ne parlo, che sono a 100 grammi di carbo. Nell'ultima settimana sono rimasto a 100 grammi di carbo. Questo significa che la dieta era veramente molto restrittiva e ovviamente anche le emozioni in ballo giocano il loro ruolo. E ora vi spiego nello specifico perché e cosa succede quando sei dieta veramente stretta, cosa può succedere alla tua testa. Questa è la mia borsettina porta cibo e mi sto portando dietro tutto l'occorrente. Ho il contenitore del pasto principale. Le calorie nel nostro corpo giocano un ruolo veramente molto fondamentale, non solo per l'aumento e la perdita di peso o l'aumento di massa magra e la perdita di massa grassa, ma giocano un ruolo veramente molto importante anche a livello ormonale. Preparare una gara da natural bodybuilding è una cosa che può veramente portarti tanto tanto stress, soprattutto se magari non hai un buonissimo rapporto con il cibo e mentalmente magari sei un po' più debole su determinati certi aspetti. Quindi, raga, cosa succede al nostro cuorpicino, alla nostra testina, ai ritardatelli, quando iniziamo a soffrire la fame? Una cosa molto semplice: impazziamo. Allora, intanto, raga, ne approfitto per provare la Ghost, che è un altro energy drink, sempre qua in Alphaland, veramente top. Dunque, succedono veramente pochissime cose. La prima, iniziamo ad avere una fame della Madonna, quindi tendenzialmente quando una persona ha fame è molto più stressata, quindi lo stress cresce alle stelle. Mamma mia, citrus mi piace un botto. Altra cosa che può succedere è il cambiamento della libido, nel senso, vi sentirete, quando inizierete ad avere grassi bassi durante un lungo periodo, la libido diminuire. La libido, per farvela in semplice, dato che non sono un medico, non voglio usare paroloni scientifici, la sensazione di, posso dire, eccitamento nel vedere qualche donnettina in giro per la palestra. Quella cosa, ragazzi, natural, non natural, scordatevela, cioè nel senso proprio quel tipo di emozione va giù quando si è con i grassi bassi, perché i grassi purtroppo va a influenzare veramente tanto quella che è la parte ormonale del nostro corpo che gestisce determinati processi. Quindi non chiedetemi perché, ma siamo degli ameba a tutti gli effetti, pensiamo solo al cibo e al nostro fisico, assurdo. Ovviamente, ragazzi, può entrare in gioco la depressione, nel senso, molte persone magari che soffrono già di disturbi, può darsi che questi disturbi aumentino, senza può darsi, perché ragazzi, purtroppo lo devo far capire con le parole, cioè fare la dieta da gara, prepararsi per una gara, arrivare a una soglia di BF che non è naturale, nel senso che è forzata, perché la tua mente va contro di te, ti dice: oh, pezzo di qua che devo mettere su grasso, che stai skinny con un secchino, moriamo. Quindi il corpo si difende dandoti degli impulsi mentali e fisici devastanti, quindi tu senti tutte queste cose. Poi ovviamente, ad esempio, io, ragazzi, me la vivo abbastanza bene perché questo è il mio obiettivo e tutto, ma queste sensazioni le provo, non è che figa, sento niente. No, sei più stressato, sei più incazzato, litighi più facile con tua mamma, con tuo papà, uno ti fa incazzare, mica lo vuoi ammazzare, cioè, insomma, tante cose positive e negative. Ovviamente le condizioni che escono fuori sono devastanti e il processo purtroppo per arrivare a quelle condizioni può risultare difficile per questo motivo. Oggi abbiamo da fare gambe, quindi come al solito andiamo a prendere i nostri integratori preferiti. Come intra workout andrò a prendere gli AA, anche se in realtà questa volta li voglio prendere post workout. Pre workout ovviamente non può mai mancare il di pre workout, e questo è veramente una bomba e lo consiglio a tutti voi. Ovviamente, ragazzi, come al solito, per supportarmi trovate sotto in descrizione il mio link, e con il mio codice LARIMT avrete sempre lo sconto massimo. Protein, grazie di esistere, perché veramente mi supporta in un modo incredibile. Già sono matto, raga, proprio per il workout mi impazzisco ancora di più. Ok, ragazzi, ovviamente un'altra delle cose negative di fare la dieta è quella di sentirsi sempre stanchi. Purtroppo siamo sempre al solito discorso: la dieta fa veramente tanto, e quando la gente non capisce, io ogni tanto ricevo qualche commento: Lore, ma sì, la dieta non è niente. Cioè, io sono una di quelle persone che non accusa tantissimo, ma sento che il mio corpo mi dice: oh, basta. Il mio corpo mi manda solo segnali negativi. Ovviamente ho voglia di allenare tutto
a parte le gambe. Texas, ragazzi, ancora non l'ho capito, anche perché fa tantissimo caldo di giorno, poi di sera si alza sto vento assurdo, ma comunque rimane tanta umidità. Quindi oggi andremo a fare i femorali. Le gambe mi sono cresciute veramente tanto e non vedo l'ora di flexarle un casino. Let's go. Parte questo workout con un hip thrust veramente molto pesante. Come potete vedere, ho messo 1, 2, 3, 4, 5 dischi da 20. Si fanno sentire. Le energie ovviamente, raga, vanno a zero. Una delle cose più negative verso, diciamo, il 70% della prep, perché le calorie sono veramente molto basse. Non so come dirvi, perdete concentrazione e si è molto stanchi. E soprattutto una cosa che a me dà fastidio è, raga, essere debole. I'm on the sound, who the season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumper with our underwear out. Passiamo a fare degli affondi bulgari. In questo momento sto veramente malissimo. Piccola tips che posso lasciare a tutti voi: andare a bere tantissima acqua, soprattutto in posti come il Texas, dove la temperatura qua è veramente alta. Ma rispetto alla prima gym che vi ho fatto vedere nel full tour, mi raccomando, andatevi a riprendere il video se ve lo siete persi. Là c'è l'aria condizionata, ma se io sudo così tanto con l'aria condizionata muoio. Comunque, da notare le vibes notturne di questa palestra, che rimangono comunque incredibili. Allora ragazzi, come potete vedere qua, mi sono adoperato per fare un po' di stretching. Bellissimo, si sta da Dio. Soprattutto si può stare fuori senza maglietta, quindi top. Comunque, giusto così per la cronaca, ragazzi, allora il discorso è questo qua. Questo video non è assolutamente stato fatto per spaventarvi. Dovete capire che preparare una gara non è proprio semplice, quindi se vedete le facce delle persone in gara scombussolate è normale. La situazione in cui noi ci troviamo non è assolutamente salutare. Noi andiamo adesso a farci esami del sangue, sicuramente saranno tutti completamente sballati. Dietro a un fisico così, ovviamente sui social dite: ah, oh, minchia bro, la Lucio, sei enorme zio, yo. È vero, ma è anche vero che dall'altra parte un fisico del genere, cioè estremo, come magari lo è in questo momento, che sono circa un paio di settimane dalla gara, non è sostenibile nel tempo. Ok ragazzi, come al solito ci siamo. Siamo arrivati al momento del pranzo. Insaladina buona 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 e super mega meal. In questo caso mi sono andato a preparare delle cose veramente buone. Del buonissimo salmone con del purè di patate. E questo è il momento più bello della giornata, mangiare. Quando siete in prep, purtroppo, pensa costantemente al cibo. Io non ho problemi col cibo, io posso stare senza i dolci, posso stare senza il salato. Però questo non significa che anch'io abbia ogni tanto le mie voglie di sgarrare di brutto. Faccio a volte anch'io fatica, ma è normale. E questa roba purtroppo scoraggia tantissime persone nel provare a fare una competizione e magari non dei fisici della Madonna, tipo il tuo. You see well or you won't, it's a not cause.